Ed eccoci qua, le 9 del mattino, il sole sta per sorgere, il vetro lì è smontato, come si può vedere, quindi siamo aperti sulla strada. Tutto questo sarà da portare, guardate quanta bella roba, questi pannelli, tutto, tavoli, frigoriferi a pozzetto, cartoni vari. Questo frigorifero, questo mobile, quel mobile con la macchina del caffè, tutto il lavandino fino all'infondo e poi la cosa più grossa, a parte tutti questi pannelli che sono la cella freezer smontata, questo. Ovviamente si è smontato il vetro, quello là, apposta per far passare questa vetrina perché essendo troppo grande, un gran lavoro per smontarlo oltretutto. Come vedete, un bel casino. Poi ci sarà da smontare pure la pedana, ovviamente. Questa qua, tirare giù tutti i cavi, insomma. E questo è. E di là ci sono pure i compressori, i motori. Ovviamente il raffreddamento. Un bel po' di roba da trasportare. Qui c'è il vetro staccato e questa è la situazione. L'ultimo giorno qui al locale. Per fortuna sta finendo, come dicevo prima, questa agonia. Anche se da domani, diciamo, vabbè, ormai è 2 mesi che si combatte così, però diciamo da domani non sappiamo più cosa fare. Siamo così con tutta questa roba in un garage, ma che fare, che fare? Ecco, è anche questa, è anche la lavatrice di là da portare, con questi due pannelli anche, niente, tutto qui. Un bel casino, ragazzi. La sveglia oggi è stata alle 5 e mezza, sono le 9. Alle 10 arriveranno quelli del trasloco con il camion, vediamo un po' come va. Speriamo bene, perché dopo 2 mesi di casini, fatiche, anche tanti soldi spesi, perché comunque un po' di soldini ci vogliono per fare un trasloco del genere. Vediamo ragazzi, comunque. Ci riaggiorniamo. Spero che voi passiate invece questi giorni più tranquillamente, un po' in casa, rilassati, tranquilli, per chi è in ferie, per chi non lavora in questi giorni. Io diciamo che se questo trasloco va bene, da domani prendo una settimana di pausa totale da tutto, perché mi serve staccare un po' la spina, stare un po' con mio figlio. E tutto qui, ragazzi, e poi si vede come fare con i documenti. Aspettiamo pure l'appuntamento all'ambasciata, i documenti del bambino. E si va magari un po' giù a casa. E poi si vedrà. Tutto è un po' così, in divenire. Ma non c'è niente da fare, ragazzi. La vita è questo. Prendiamoci le cose come vengono. Che è quello che ultimamente sto dicendo sempre. Cose belle, cose brutte. Prendiamocele così come sono, apprezziamo i momenti pure difficili della vita, affrontiamo tutto con tranquillità, le cose si fanno, se c'è qualcosa di brutto o che ci crea ansie e problemi, passa pure quel periodo, tutto passa, basta solo avere un po' di pazienza e calma e affrontare le cose con leggerezza certe volte, non farsele pesare troppo, perché poi nella vita ci sono cose molto più pesanti. E certe volte ce ne dimentichiamo, ci scordiamo che la vita è fatta di cose anche molto brutte, quindi cerchiamo di prendere le cose un po' così come sono. Non lo dico a voi, lo dico a me stesso, perché ho vissuto anche con ansia quest'ultimo periodo e anche la visione che ho del futuro è nera, perché non vedo nulla per il momento, ancora non so cosa farò, non so se... Per forza di cose dovrò continuare a lavorare qui, perché finché non tutta questa roba non la vendo, devo comunque pagare anche un magazzino che non costa poco, costa 250 euro, sì, 240 euro al mese, più l'affitto di casa che sono 1400 euro, più la luce, più il bambino da mangiare, insomma, servono 2500 euro al mese per vivere così. Quindi, certo. Non pago più le 3.200 solo di affitto qua e 600 euro di luce. Quindi qua io avevo, diciamo che ogni mese avevo delle entrate, mi giravano in mano 8-9.000 euro, ma li spendevo tutti solo per pagare le spese. Una cosa assurda. Sarei dovuto essere ricco.
Ma niente, ragazzi, questo è. Speriamo che il prossimo anno andrà meglio. Si dice sempre così, da fine anno. Il prossimo anno andrà meglio. 2023, buoni auspici e propositi per l'anno nuovo. Io, come sempre, faccio del mio meglio per, non solo per me, ma soprattutto da quando ho un bambino, per mio figlio. Perché io farò la fine che farò, ma lui dovrà avere tutto nella vita. Dovrà stare bene, non dovrà affrontare certe cose che ho affrontato io, anche se io per fortuna ho avuto una famiglia dietro che mi ha aiutato tanto. Perché a quest'ora non sarei qui. Ma comunque, ragazzi, una buona giornata, la mia giornata continua, sarà ancora lunga. È già stata lunga dalle 5 e mezza di mattina ora, ma sarà ancora lunga. Io adesso mi sistemo un po' di cosine qui, aspetto che arrivino quelli e poi si va. Si va col trasloco. Un bacione, ragazzi, un abbraccio forte. Fate i bravi sempre, eh? Mi raccomando. Baci.